Scusami! Aspetta, senti, aspetta. Scusa, aspetta un minuto. Scusami, ti prego, aspetta, aspetta. No, guarda, io non mi sento molto bene. Lo credo. Ci siamo conosciuti, amati e lasciati, ed è successo tutto nel giro di 30 secondi. E non ho avuto neanche il primo bacio, che poi è la parte migliore. Senti, è stata una bellissima cosa anche per me. Altrettanto da parte mia, ma secondo me sarebbe ora che tu stessi zitta adesso. Io... Sta zitta. Ti prego. Oh, sì. Io non voglio venire a casa tua. Non ne ho mai avuto intenzione. Oh, lo sapevo, non mi desideri. Oh, no, io ti desidero. Il mio desiderio è così grande che sembra la Florida. Ma non voglio la cosa di una notte. Io ho una confessione da farti. Sei sposato? No. Sei divorziato? No. Hai una malattia? No, ti prego, basta. Io mi sono innamorato di te. E non solo da questa sera. Io ti conosco da un sacco di tempo. Io so che esci dal lavoro tutti i giorni a mezzogiorno ed entri in agitazione per uscire dalla porta girevole, ma poi ti spingono dentro e 3 secondi dopo tu scappi fuori. E poi io ti seguo quando vai a pranzo e so che per te è una buona giornata se compri un romanzetto rosa da quel giornalaio. E so cosa ordini e so che ogni mercoledì vai dal parrucchiere e che ti compri uno di quegli spacca gengive prima di andare al lavoro. E so che odi il tuo lavoro e che non hai molti amici e che a volte ti senti un po' scombinata e non ti senti euforica come tutti gli altri perché ti senti sola e emarginata dal mondo e io ti amo. Io ti amo. E secondo me tu sei la più bella invenzione dopo i profiterol. E credo che mi verranno le convulsioni se ora potessi avere quel primo bacio. E non sarò mai, e poi mai, distaccato. E tornerò da te domattina e ti telefonerò se me lo permetterai. Ma continuo a non bere caffè. Tu sei vero. Sì. Proprio vero. Sì. Ho sbagliato porta. Puoi telefonarmi. Non mi ha dato il suo numero.